Bentornato sul canale YouTube di Guida per Casa. Molte persone mi scrivono per sapere in che modo devono far redigere le fatture per il bonus edilizio, per il bonus mobili, dai loro professionisti, imprese e rivenditori. Perché questi soggetti magari non hanno esperienza di queste agevolazioni fiscali e non sanno quindi come predisporre il documento. In realtà l'Agenzia delle Entrate non ha dato delle indicazioni particolari da seguire come è avvenuto per esempio per il bonifico parlante, per cui queste fatture non devono essere null'altro che le comuni fatture che si farebbero in altre occasioni, quindi non ci sono indicazioni particolari. Certamente ci sono delle cose a cui bisogna fare attenzione ed è per questo che, poiché le domande sull'argomento sono davvero numerose, ho pensato di preparare il video di oggi. Per cui se sei interessato a questo argomento, iscriviti subito al canale e clicca anche sulla campanella così riceverai le notifiche ogni volta che ci saranno nuovi video. Andiamo quindi ad analizzare una fattura per i bonus edilizi, guardandone proprio tutte le parti di cui è composta e partiamo dall'intestazione. La prima cosa da dire è che la fattura deve essere chiaramente intestata al soggetto che intende usufruire dell'agevolazione e che quindi sosterrà le spese. Questo soggetto non necessariamente è anche il proprietario dell'immobile. Infatti, se hai seguito gli altri miei video, avrai visto che possono usufruire dell'agevolazione non solo il proprietario dell'immobile, ma anche per esempio un suo familiare convivente, oppure un affittuario, un comodatario. Quindi può accadere che se per realizzare l'intervento è necessario un titolo abilitativo, come una CILA o una SCIA, queste pratiche edilizie sono intestate al proprietario e quindi a un soggetto diverso da quello a cui sono intestate le fatture, il soggetto cioè che intende usufruire dell'agevolazione. Un utente del blog mi ha ad esempio raccontato che il rivenditore presso il quale si era recato rifiutava di emettergli fattura perché non era lo stesso soggetto a cui era intestata la CILA. Ovviamente è un comportamento assolutamente arbitrario, perché innanzitutto, come detto, sia per i bonus edilizi è possibile che il soggetto intestatario della fattura sia diverso da quello a cui è intestata la pratica edilizia, ma anche in genere chiaramente una persona può essere proprietaria di un immobile, ma magari le spese per ristrutturarlo gliele paga un'altra persona. Un esempio tipico è un figlio proprietario di un'abitazione, magari i lavori gli vengono pagati da un genitore, quindi assolutamente normale. Quindi, ripeto, non è necessario che l'intestatario della fattura sia il proprietario, ma deve essere il soggetto che ha diritto e che intende usufruire delle agevolazioni. L'indirizzo del soggetto intestatario, come avviene per tutte le fatture, deve essere quello di residenza e non l'indirizzo dell'immobile, perché non necessariamente i due indirizzi coincidono. Infatti, i bonus si possono avere anche per immobili che non sono prima abitazione, quindi non sono l'immobile di residenza dell'intestatario, per esempio per una seconda casa, e quindi può avvenire tranquillamente che l'indirizzo sia diverso da quello dell'immobile oggetto di ristrutturazione oppure diciamo, dei mobili destinati ad arredarlo. La data in cui viene emessa la fattura non è altrettanto importante della data del bonifico. Infatti, ai fini del godimento delle agevolazioni è importante il momento in cui sono sostenute le spese, quindi la data del bonifico. Attenzione quindi, perché se ci sono delle scadenze da rispettare, verifica che sia il pagamento effettuato entro quella scadenza e non l'emissione della fattura. Un'altra cosa molto importante che voglio sottolineare, è che le spese agevolate possono essere state sostenute anche prima dell'inizio dei lavori. Questa è una cosa a cui
che praticamente a molte persone sfugge. Pensano cioè che le spese sostenute prima dell'inizio dei lavori non siano detraibili. Non è così, perché chiaramente quando intraprendiamo un intervento edilizio ci sono delle spese da fare prima dell'avvio dei lavori. Ad esempio, le imprese richiedono degli acconti per esempio, firmare il contratto, oppure gli stessi professionisti, i tecnici, in effetti, che hanno predisposto la pratica edilizia chiaramente devono essere retribuiti per il lavoro svolto fino a quel momento, almeno in parte, quindi almeno un acconto. E queste spese sono assolutamente detraibili, purché ovviamente poi successivamente i lavori siano effettivamente realizzati. C'è un unico caso in cui è importante che il pagamento venga fatto dopo l'inizio dei lavori ed è l'acquisto dei mobili. Quindi solo il bonus mobili prevede che i bonifici vengano effettuati dopo l'inizio dei lavori. Passiamo a vedere l'oggetto della fattura, uno dei punti più importanti. Molte persone infatti mi chiedono quali sono i riferimenti normativi che vanno inseriti nell'oggetto. In realtà non è necessario inserire alcun riferimento normativo. Il riferimento normativo deve essere inserito invece nel bonifico parlante e per questo diciamo, i moduli per effettuare i bonifici, sia cartacei che online, sono già predisposti. Basta quindi selezionare il bonus relativo all'agevolazione, bonus ristrutturazione, bonus mobili, ecobonus e così via. Nella fattura invece non è assolutamente necessario. Anche qui c'è un'eccezione in cui è molto opportuno inserire il riferimento normativo ed è quello in cui il fornitore esercita lo sconto in fattura. In questo caso, infatti, va fatto riferimento all'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020, cioè il decreto rilancio. Poi, allo stesso modo, non è obbligatorio inserire gli estremi del titolo autorizzativo, come ho sentito dire in un webinar. In nessun punto l'Agenzia delle Entrate dice che sia obbligatorio inserire questo riferimento. Certamente è opportuno, ma questo, ripeto, per la fatturazione in genere, non specificamente per quella dei bonus edilizi. Quindi, per esempio, un oggetto tipo di una fattura per bonus edilizi potrebbe essere lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile sito in via, e quindi si cita l'indirizzo, identificato in catasto al foglio numero subalterno, quindi si mettono gli estremi catastali, e poi di cui alla CILA, SCIA, permesso di costruire quel che sia, e si inseriscono gli estremi, quindi numero e data del titolo autorizzativo. Questo potrebbe essere un caso. Poi ovviamente si potrebbe dire acconto per lavori oppure saldo dei lavori e così via. Quindi comunque l'oggetto che il fornitore scriverebbe, redigerebbe per qualsiasi fattura di questo tipo. Andiamo allora a vedere il contenuto della fattura. Se abbiamo una fattura relativa alle prestazioni professionali oppure ai beni che vengono venduti, è chiaro che basta fare un elenco di tutte le prestazioni con il relativo costo e l'IVA applicata. Il discorso diventa più complesso quando invece ci riferiamo ai lavori edilizi veri e propri, perché lì ci sarebbe da fare un lungo elenco di lavorazioni, riportando per ciascuna la quantità e il costo unitario e poi il totale. Insomma, si farebbe praticamente un computo metrico, e per cui diciamo non è opportuno inserire tutte le lavorazioni in fattura. Si può inserire anche una voce complessiva relativa ai lavori svolti, per esempio, fino a quel momento, quindi uno stato di avanzamento lavori e l'importo complessivo, purché ovviamente ci sia un documento che attesti come si è arrivato a quantificare quella somma, e quindi da questo punto di vista ci aiutano proprio il computo metrico oppure lo stato di avanzamento lavori, che andranno appunto allegati alla fattura.
Per quanto riguarda invece l'IVA, il discorso è abbastanza complesso, però io sull'argomento ho già pubblicato un video che ti metto in descrizione, che puoi andare a rivedere, dove ti spiego bene qual è l'IVA che si applica in edilizia a seconda dei casi e anche a seconda che si tratti di manodopera o di fornitura di beni. Quindi in questa circostanza non mi ripeterò sullo stesso argomento, ma ti dirò soltanto che per gli interventi sull'edilizia esistente abbiamo un'IVA agevolata al 10%. Invece per le prestazioni professionali e per l'arredamento e gli elettrodomestici l'IVA è sempre quella ordinaria al 22%. Quindi con questo abbiamo concluso tutto l'argomento, diciamo, relativo a come è strutturata la fattura per i bonus edilizi e quindi a cosa bisogna fare attenzione. Prima di lasciarci, vorrei rispondere ad un'altra delle domande frequenti, ovvero quante fatture possono essere emesse. In effetti, come ti ho spiegato, i soggetti che possono emettere fattura nell'ambito di un intervento oggetto di bonus sono diversi, cioè sono imprese edili, artigiani, fornitori, professionisti. Quindi, già essendo diversi soggetti, come puoi vedere, le fatture sono più di una sicuramente. Ciascuno di questi soggetti a sua volta può emettere più fatture, cioè non è obbligato a emettere un'unica fattura. Quindi in effetti non c'è un limite minimo, il numero è illimitato, purché ovviamente la spesa agevolata complessiva sia, nei limiti di quelli che sono i massimali per ciascun intervento. Un altro elemento importante che bisogna considerare è quello che va fatta una fatturazione distinta in base diciamo, agli interventi oggetto di diversi bonus e agli interventi invece che non sono agevolati. La fatturazione distinta è uno degli elementi fondamentali affinché ciascuna tipologia di intervento edilizio possa essere pagato con il rispettivo bonifico parlante. Quindi se per esempio hai un intervento dove ci sono lavori oggetto di bonus ristrutturazione, altri oggetto di ecobonus, altri ancora che non sono agevolati, ad esempio un ampliamento, supponiamo per esempio che nel tuo intervento ci sia la chiusura di un porticato, quindi per realizzare una nuova stanza e quindi una parte in ampliamento. Quindi, le spese effettuate sulla parte di appartamento preesistente sono tutte agevolate con i vari bonus, la parte in ampliamento non lo è. Quindi in una circostanza simile dovrai fare almeno tre tipi di fatture diverse, cioè i lavori che possono essere oggetto di bonus ristrutturazione, quelli che possono essere oggetto di ecobonus e quelli invece che non sono agevolati, che quindi andranno fatturati a parte distinti. Ora, mentre è abbastanza semplice distinguere, le varie tipologie di interventi per, fatturarli distintamente, quando abbiamo il caso dell'ampliamento, il discorso diventa un po' più complesso, perché su uno stesso lavoro, su una stessa lavorazione, dovrai, distinguere due parti, una parte agevolata e una parte non agevolata. Per fare un esempio, se devi rifare la pavimentazione dell'appartamento ristrutturato, farai, diciamo, un'unica pavimentazione che comprende anche la parte in ampliamento. Ebbene, non potrai calcolarlo il pavimento come unica voce di spesa, ma dovrai distinguere i metri quadri relativi alla parte esistente che saranno oggetto di bonus e i metri quadri invece relativi alla parte in ampliamento che non saranno agevolati e quindi andrà fatta una fattura distinta e un pagamento distinto con un'altra modalità diversa dal bonifico parlante. Insomma, in questi casi la contabilità è abbastanza complessa, quindi il lavoro del direttore dei lavori è piuttosto importante ed è a questo che devi porre particolare attenzione, più a questi aspetti che non a come in effetti deve essere redatta la fattura, che come hai visto, diciamo, è una modalità molto semplice.
Quindi con questo spero di aver chiarito tutti i dubbi che frequentemente mi vengono posti, per cui metti un bel mi piace al video e condividilo nei tuoi social. Noi ci vediamo alla prossima.